Ancora qualcuno di voi abbia i nonni, ci sono stati in passato, magari qualcuno di voi è un neononno, qualcuno ha avuto un nipotino, lei ha avuto un nipotino, ma magari ce l'ha, ma suo figlio non ha ancora trovato il coraggio di dire, non c'è problema. E quindi i nonni sono la colonna portante della nostra società. I nonni sono fantastici, sono meravigliosi. I nonni sono gli unici vecchi che noi sopportiamo. Questa è la verità. Un nonno ti vuole bene sempre, incondizionatamente. Qualunque cosa succeda, un nonno ti vuole bene e ti paga per volermi bene. Cioè, questa... Poi settimanalmente, mensilmente, poi non c'è il suo contratto. Questo. Quello che è importante di un nonno, adesso qualcuno di voi già lo so cosa vuole dire, ma poi un nonno invecchia, è difficile da tenere in casa, comunque è una responsabilità, è un impegno, soprattutto di questi tempi con la crisi, tenere un nonno in casa è un impegno. Però vi voglio dire una cosa, allora innanzitutto un nonno mangia poco, volendo gli potete dare degli avanzi, degli intrecciati, se lui è lì che fa, non è buono, voi dite, nonno, hai fatto la guerra, non ti lamentare. Volendo potete mettere vostro nonno su una poltrona, tanto un nonno, c'è una regola, un nonno dove lo metti, sta. Magari lo metti, non lo so, il 1° gennaio su una poltrona, se non lo prendi di forza, il 1° gennaio dell'anno dopo, magari cambia un po' l'odore, però comunque c'è una presenza, sapete che c'è, poi magari entra qualcuno, un vostro vicino, un vostro parente, si avvicina e dice, ma lì cosa c'è? Nonno, fai così, fai così. Arte contemporanea. Poi magari a un certo punto vi dico solo una cosa, un nonno lo potete abbandonare, proprio semplicemente lo potete abbandonare in casa, lo potete abbandonare in macchina, lo potete abbandonare al mare, lo potete persino abbandonare in autostrada. Un nonno troverà sempre un cantiere aperto dove andare. Sono delle regole che dovete seguire però, possono succedere delle cose strane, sono due in genere. La prima è che a un certo punto un nonno, un anziano in generale, parla nel sonno, cioè magari capita anche a noi comuni mortali, però lo fa in un modo diverso, nel senso a una certa età parlano una lingua strana, cioè innanzitutto dormono così, per una questione che si portano avanti, nel senso se dovesse succedere che arrivasse il genio eterno, non dicono, poi do fastidio che magari ho le mani così, me le devi pure mettere, me le metto io tranquillo. Cioè, si mettono lì, chiudono gli occhi, magari parlano, hanno questo tipo di linguaggio, tipo signore degli anelli, un po' elfico, no? Quindi fanno, non ci devo lasciare, poi non vi dovete preoccupare, sono spifferi, non vi preoccupate. La cosa che potrebbe essere un po' più strana è che magari si addormentano mentre voi vi state parlando. Questo potrebbe accadere e di solito lo fanno con gli occhi aperti, quindi voi però voglio dire una cosa, che un nonno è il primo amico che un bambino ha. Un bambino quando va da un nonno sa che avrà sempre una parolina di conforto, qualunque cosa accada. Il nonno ti accompagna a scuola quando i tuoi genitori non possono, ti viene a riprendere, se si ricorda la strada. E quando torni a casa, che sei cresciuto e magari tuo nonno è anziano, entri in casa e lo trovi lì sulla poltrona dal 96 e lo vedi, il poverino, ti siedi vicino a lui, gli prendi la mano e gli sorridi perché ti vuoi bene tuo nonno, gli fai un bel sorriso. E magari anche lui vorrebbe farti un sorriso, però in quel momento il suo sorriso è un bicchiere nel bagno. Immaginate, cioè, una cosa. E allora lo guardi negli occhi e dici, nonno, grazie. Grazie per tutto quello che fai. Grazie perché so che fino a quando ci sarai, sarai sempre dalla mia parte, avrai sempre una parola per me. Nonno, grazie di esistere.
e tuo nonno ti guarderà negli occhi. Non ho capito se devi far vedere che eri dimagrito o lascia stare, vado a colorare, non c'è.